Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. Catania. Scortato dai giornalisti, il sindaco Bianco segue le operazioni della Polizia Municipale a lungomare. Infatti sono state elevate numerose infrazioni ed irregolarità. Sono state poste in stato di fermo due auto della Polizia Municipale perché sprovviste di assicurazione e bollino di revisione. Sono stati inoltre tolti complessivamente 52 punti dalla patente ad un unico conducente. Guidava senza cintura, in stato di ebbrezza, parlando al cellulare mentre passava col rosso ad un incrocio. A sua discolpa si deve annotare che dal lato passeggero c'era la suocera che non aveva smesso per un solo attimo di parlare da quando aveva messo piede in auto. Sono stati sanzionati anche 13 posteggiatori abusivi nei primi 27 metri del lungomare. Gli altri 14 si erano dati alla fuga. Per quanto riguarda le strisce pedonali mancanti, la segnaletica stradale divelta ed i burroni che hanno preso il posto delle vecchie buche, si aspetta un blitz del buonsenso a bordo di un autobus carico di pazienza. Eccoli. Sta arrivando un carico di bus di pazienza. In questo caso non è indispensabile la presenza dei giornalisti. Andiamo alla nostra rassegna stampa. Il Faglio, il nostro primo giornale. Al centro patente e libretto sindaco perfetto. Una truppa di giornalisti segue il sindaco Bianco nelle insolite vesti di Ponciarello, elevate oltre 53 contravvenzioni e scattate più di 62 selfie. Si è scelto il lungomare di Catania per dare un segnale forte e duro alla città. Sfortunati i quartieri di San Cristoforo e Librino, non sono stati estratti. Il nostro secondo giornale, l'Avanzi. Mattinata di legalità a lungomare di Catania, un bus carico di giornalisti scortano il sindaco e alcuni vigili urbani mentre elevano contravvenzioni agli automobilisti e ai posteggiatori abusivi. Il titolo centrale è Bianco, Fosso e Pedone. A chiudere, molte malelingue hanno definito l'operazione una semplice passerella pubblicitaria del primo cittadino. Sdegnato il cecchista e la truccatrice replicano: in città non c'è rispetto per chi lavora nel cinema. Con questo noi abbiamo chiuso, vi ringraziamo per aver scelto la nostra disinformazione per godere ancora di più di queste notizie di Pierangelo Bertoli, eppure il vento soffia ancora. Ragazze! Angela! Sara! Oh, paparedde, me l'ho dato un euro per favore, perché la sai, mai che andò a piedi fila e c'ho posteggiatore qua davanti. No ragazzi, 50 centesimi no, 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 50 centesimi no. 50 centesimi a testa. No, ragazzi, per favore, perché se vengono i vigili urbani... Ma io non ne ho. No, no, ragazzi, dai, per favore, ma che? Ma manco 50 centesimi, hai capito? Non ho capito. Io sono senza soldi. Ma i stipendi, vi pagano, sì o no? Ah, vabbè, non c'è bisogno, se, non c'è bisogno, si porta una maglia, non c'è bisogno. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora. E sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.